The Last of Us è stato uno dei titoli fondamentali della decade che si è appena conclusa. Il capolavoro di Naughty Dog ha portato il medium videoludico su vette mai raggiunte prima ed ha riscritto i connotati dell'action adventure in terza persona, creando una sorta di modello con cui tutti i titoli futuri si sono e si dovranno confrontare. A Plague Tale: Innocence è proprio una rielaborazione tutta europea di questo template. La fatica di Asobo Studio, team fino ad ora concentrato esclusivamente su tie-in Disney, è fortemente derivativa, ponendo alla base dell'esperienza alcuni elementi chiave di The Last of Us, ma allo stesso tempo riesce a splendere di luce propria, rielaborando in un contesto originale gli stilemi dello stealth game e del survival horror. Il risultato finale è imperfetto, ma affascinante, e oggi vorrei parlarvi un po' di questo piccolo gioiello uscito nel 2019, che merita sicuramente di essere riscoperto dal grande pubblico. L'America post-apocalittica del Cordyceps viene rimpiazzata dalla Francia del XIV secolo, dilaniata dalla guerra dei cent'anni e da una delle più grandi pandemie ad aver afflitto il vecchio continente, la peste nera. È qui che inizia l'avventura della protagonista Missia Derion e del suo piccolo fratellino Hugo. Dopo essere rimasti orfani dei genitori per mano dei soldati dell'Inquisizione, i due dovranno sopravvivere in un ambiente a dir poco ostile. Come se non bastassero gli assassini alle loro calcagna e il pericolo dei soldati inglesi, ad aggravare la situazione c'è la piaga della peste nera, rappresentata da una vomitevole moltitudine di topi che divorano tutto quello che incontrano. Al contesto storico si sovrappone quello ben più fantasioso dell'alchimia e della macula, la malattia che ha infettato il sangue di Hugo e che ben presto si rivelerà un elemento chiave per salvare la Francia e tutta l'Europa dal suo ineluttabile destino. La storia dei due fratelli Derion, seppur mai raggiungendo la maturità narrativa del rapporto tra Joel e Ellie, risulta ben scritta e appassionante, un racconto di formazione per nulla banale, in grado di presentare una crescita organica dei suoi personaggi e del loro passaggio all'età adulta. Non è un caso che le vicende dei Derion ammettano un cast composto quasi ed esclusivamente da coetanei dei due. L'intenzione di Asobo Studio è quella di raccontare la perdita dell'innocenza, termine che troneggia nel titolo dell'opera, privando del mondo vattato dell'infanzia Amicia e i suoi compagni e gettandoli di prepotenza in una realtà in decomposizione. Oh, c'est pas vrai. Amicia, on va leur marcher dessus. Je sais, Hugo, mais on n'a pas le choix. La ricostruzione virtuale della Francia di fine 1300 è uno degli aspetti più riusciti dell'intera produzione, che vanta una direzione artistica particolarmente ispirata, capace di ricreare degli scorci incredibilmente suggestivi, nonostante gli evidenti limiti del motore grafico. Se modelli poligonali e animazioni non convincono più di tanto, è chiaro che gli sforzi degli sviluppatori si sono concentrati maggiormente su due aspetti che, come andremo a vedere, risultano fondamentali anche dal punto di vista del gameplay. Il sistema di illuminazione, caratteristica gestita in modo realistico e dinamico, trasforma gli ambienti che vengono trasfigurati dal giorno alla notte, rendendoli quasi riconoscibili. Questo, unito a un sapiente utilizzo di una palette cromatica molto estesa, permette di accusare di meno le numerose sezioni di backtracking presenti nella seconda parte dell'avventura. L'elemento successivo è la rappresentazione fisica della peste, che prende forma in delle irrequiete e impressionanti colonie di topi, uno degli ostacoli principali del gioco. Il gameplay, lineare ma mai ripetitivo, si struttura come una lunghissima escort mission divisa in 17 capitoli. La componente stealth è il motore pulsante dell'intera esperienza e il giocatore, alla guida di Amicia, dovrà assicurarsi non solo di passare inosservato, ma anche di garantire l'incolumità di Hugo, personaggio che dipenderà completamente dai nostri ordini. L'approccio diretto è quasi impossibile, se non nelle fasi finali della campagna, ed eliminato dall'equazione il combattimento, a Plague Tale mette a disposizione tutte le immancabili meccaniche del genere. Approccio furtivo, possibilità di distrarre le guardie nemiche con dei rumori, erba alta in cui nascondersi e numerosi diversivi con cui continuare a passare inosservati. A questa impostazione classica, resa possibile solo da un'intelligenza artificiale dei nemici non certo spettacolare, si unisce la parte più survival e horror, che
che fonda la sua struttura sulla pericolosità dei topi e la loro avversione per la luce. È quando ci dovremo confrontare con i ratti infetti che a Plague Tale si eleva rispetto alla media del genere, proponendo puzzle mai eccessivamente complicati, ma che portano una ventata di aria fresca in un gameplay altrimenti troppo standard. E i momenti migliori sono proprio quelli in cui tramite l'interazione ambientale potremo utilizzare le colonie a nostro favore per liberarci il passaggio dai soldati nemici. A Plague Tale, d'avventura fortemente story-driven, non presenta vaste mappe esplorabili o strutture dinamiche che si aggiustano in base alle scelte dei giocatori. Il team di Asobo Studio ha però evitato la trappola della ripetitività introducendo costantemente nuove azioni e possibilità offensive, cercando di differenziare il gameplay di capitolo in capitolo. Certo, è un peccato che la fionda di Amicia non permetta mai di affrontare le situazioni se non nel modo pensato dagli sviluppatori, e molto spesso proiettili e azioni saranno realmente utili solo in determinate occasioni e mai realmente a nostro piacimento. Solo negli ultimi capitoli, con l'arsenale ormai al massimo delle sue capacità, ci ritroveremo in zone che lasceranno maggiore libertà di approccio, non proponendo un'unica via di fuga, ma lasciando che sia il giocatore a scegliere quale sia il modo migliore per affrontare i pericoli. È un peccato che tutto questo accada verso la fine e la parte centrale dell'avventura, complice il già citato backtracking, soffre una sorta di fase di stallo. Ma queste sono trappole quasi inevitabili del genere, e anzi essere riusciti a confezionare un titolo basato su concept già visti e reiterati per tutta la durata della campagna, compresa tra le 12 e le 15 ore, senza mai veramente annoiare il giocatore, è un ottimo risultato. Questo grazie a un sistema di loot e crafting, anch'esso ricopiato alla lettera da The Last of Us, e saltuario utilizzo di comprimari in grado di spezzare la monotonia, qualche accenno di boss fight e sezioni in cui Amicia cederà il posto a altri protagonisti. Tutto questo amalgamato è tenuto in piedi da un racconto crudo, spietato, che esplora in modo intelligente tematiche non certo leggere come l'istinto di sopravvivenza, la brutalità della natura, la lotta di classe e l'amore fraterno. Riflessioni universali che trovano spazio in un setting affascinante e raramente utilizzato nel mondo dei videogiochi. Perché tu es parti come ça? J'ai rêvé de maman. Elle m'a appelé. Insomma, sebbene lontano dalla maestosità di una produzione AAA e di certo non esente da difetti, A Plague Tale è un titolo che convince e può appassionare non solo i patiti del genere, ma anche i giocatori in cerca di un'esperienza narrativa in grado di far affezionare e coinvolgere, dall'inizio alla fine. In attesa di un seguito, già ufficialmente in lavorazione, recuperare Innocence è un atto quasi dovuto in questo placido inizio 2020 che sembra fatto apposta per smaltire il backlog. A maggior ragione, ora che A Plague Tale Innocence è entrata a far parte dell'offerta del Game Pass di Microsoft, non ci sono più scuse per lasciarselo sfuggire.